La mia fissa spropositata per i pop non bastava. Ora siete arrivati anche voi, Watermelon, ad alimentare la mia follia. Ciao Watermelons, faccio questo piccolo video perché voglio ringraziarvi veramente di cuore, perché da quando ho fatto il mio primo video dedicato alla collezione dei pop, che tra l'altro se ancora non avete visto vi lascio qui dove c'è il pallino bianco con la I nera, mi avete scritto davvero in tantissimi per mandarmi alcuni dei pop delle vostre collezioni, mi avete fatto delle donazioni e questo mi ha permesso ovviamente di ingrandire la mia collezione di pop e sono davvero felicissimo, quindi parto intanto dicendovi un grazie di cuore. I pop che vi mostro oggi non sono tutti, quindi se non li vedete non vi offendete, ma semplicemente ancora o non sono arrivati oppure non li ho acquistati con le vostre donazioni, insomma abbiate pazienza, arriveranno anche i video con i vostri pop. Direi di partire con Milord, che è stato il primo pop che ho acquistato con le vostre donazioni. Questo mi è stato regalato da Emanuele, ovviamente dico regalato perché comunque mi è stata fatta la donazione, quindi a tutti gli effetti il pop mi è stato regalato da Emanuele. Non lo avevo ancora tirato fuori perché questo l'ho preso in negozio e mamma mia, è bellissimo. È semplice ma allo stesso tempo è super dettagliato, finalmente i capelli sono dipinti bene, ma poi la mano con la rosa è qualcosa di fantastico, è bellissimo. Poi guardate che bellini, si vedono gli occhi, quindi non si sono limitati ad appiccicare la maschera, ma hanno fatto proprio la faccia del pop coperta con la maschera, che figata. Poi abbiamo il pop di Sailor Moon e Luna e vabbè, è qualcosa di bellissimo, guardate la scatola. Mamma mia. E questo l'ho acquistato con la donazione di Samu Yea CB. Mi ha chiesto proprio di dire il suo nome utente di Instagram. Questo era un pop che volevo tantissimo perché, come ho già detto svariate volte, avendo già preso alcuni pop di Sailor Moon, voglio assolutamente completare la serie e quindi insomma sono contentissimo di aver preso questo perché iniziano ad essere un po' difficili da trovare i pop di Sailor Moon. E quindi sono troppo contento, mamma mia. Poi questo particolarmente mi piace un casino perché, ve l'ho già ripetuto un milione di volte, mi piacciono tantissimo i pop che all'interno hanno altri mini pop. Vi faccio vedere Sailor Moon, guardate quant'è bella, mamma mia. Poi i capelli sono favolosi, mi piace tantissimo perché diventa molto grande come pop insieme ai capelli. Ma poi vogliamo parlare del pop di Luna, che è a dir poco bellissimo, mamma mia. Per quanto riguarda le donazioni, potete benissimo utilizzare il link che trovate anche in descrizione, più o meno si trova nella descrizione di tutti i video, oppure alcuni per esempio mi hanno mandato un codice per un buono di Amazon. Per quanto riguarda invece le spedizioni, se avete proprio dei pop voi che volete inviarmi, allora scrivetemi a damicokevin91@gmail.com, così vi do l'indirizzo, insomma, e ci mettiamo d'accordo per la spedizione. Su www.kevindamico.altervista.org, anche qui vi metto sempre il link in descrizione e nei commenti, trovate la lista con tutta la collezione dei miei pop aggiornata. Adesso procediamo con questi due bellissimi pop che mi sono stati spediti da Clari1432X. Ti ringrazio infinitamente. Vabbè, innanzitutto per Star, perché Star contro le forze del male è uno dei miei cartoni preferiti, lo sto guardando con fracci, sto impazzendo di brutto. Ma più che altro io voglio ringraziarti per questo, perché era nella mia lista di pop, diciamo, urgenti, perché questo è vecchissimo e inizia ad essere praticamente raro e introvabile ovunque. Di A Bug's Life sinceramente non me ne frega quasi niente, ma io quando ho visto questo pop me ne sono completamente innamorato. Comunque, ecco la scatola, è Imlich. Io non so poi neanche come si pronuncia il nome e non so neanche sinceramente se questo è lo stesso nome che viene usato in Italia. Io A Bug's Life sono andato a vederlo quando ero piccolo al cinema, quindi non mi ricordo assolutamente più nulla. Guardate che faccia, ma poi mi piace troppo tutti i piedini, il corpo. E proprio questa faccia è bellissimo. Poi vediamo il pop di Star. E mamma mia. Mamma mia, quant'è bella. Guardate quant'è bellino. Mamma mia. Dirò mamma mia tipo per 3 ore in questo video, ma voi non ci fate caso. Guardate che bellina la bacchetta, è fatta troppo troppo bene. Ma poi anche in questo caso la pittura è praticamente perfetta, io non ho parole. E dopo aver ricevuto Star ho detto no, non posso avere Star
e non prendere Marco. Qui io ringrazio voi in generale, perché purtroppo non ho delle vere e proprie persone da ringraziare, perché questo pop e anche questo li ho presi su Amazon grazie ai click che voi fate nei vari link di affiliazione di Amazon, quelli che vi metto sotto ai vari video. In descrizione c'è sempre un link generico che vi linka ad Amazon. A voi non cambia assolutamente nulla, ma se ci cliccate e poi acquistate qualcosa dopo averci cliccato, io guadagno una piccola percentuale. E con i soldi guadagnati grazie ai click che avete fatto, sono riuscito a prendere questi due pop. E qui ho avuto un po' di problemi, questo l'ho dovuto rimandare indietro e mi è arrivato per fortuna intatto, ma inizialmente mi era arrivato in condizioni pietose. Guardate quanto è bellino, poi gli hanno messo uno dei cagnolini sparalaser, bellissimo, lo adoro. Ma il cagnolino poi è favoloso, cioè è perfetto, è fatto benissimo. Questo l'ho acquistato io, ma grazie alle donazioni che mi sono state fatte da Federico e da Carolina l'ho pagato ovviamente molto molto meno. E anche questo era un pop che desideravo tantissimo, perché come vi ho già detto prima devo assolutamente finire la collezione di Sailor Moon. Adesso della prima wave ovviamente, perché poi mi mancano anche quelli della seconda, mi mancano soltanto Jupiter e Venus. Jupiter è quella che voglio con più urgenza, ma purtroppo non riesco a trovarla da nessuna parte. È quello che sto bramando maggiormente, lo voglio in una maniera assurda perché è praticamente introvabile. Comunque, ecco la scatola del pop. Ecco qui, bellissima. Mercury è stata la mia prima Sailor preferita e adesso adoro Saturn. Eccola lì. E Jupiter, per l'appunto, adesso è la mia preferita e quindi a maggior ragione la voglio. Ecco qua il pop. Anche di questo sono stato abbastanza fortunato, perché sono andato in negozio e ce n'era uno solo. Watermelons, io vi ringrazio davvero tantissimo per le donazioni, per le spedizioni, per i click sui link affiliati, perché state contribuendo all'espansione della mia collezione. Ho fatto anche la rima. Io vi ringrazio per la 100ª volta e vi do appuntamento col prossimo video. Ciao!